ho installato il software nel mio computer e lancio, cliccando sull'icona presente sul desktop, il software. La prima schermata che compare è questa, dove mi viene chiesto il nome utente e la password. Io posso avere un nome utente e una password se la scuola me li ha forniti, e se non li ho semplicemente clicco su accedi e ho accesso libero e gratuito alle funzionalità del software. Vi sarete accorti che è comparsa questa barra degli strumenti. È una barra degli strumenti mobile e parte di default con il pulsante modalità comando attivata. Con questa modalità io posso molto semplicemente utilizzare il desktop del mio computer come se nulla fosse successo. La stessa cosa ovviamente succede con la LIM in classe. Posso attivare la modalità finestra. Con la modalità finestra si aprirà un foglio bianco con lo strumento di presentazione Holyboard. Posso attivare la modalità annotazione e la modalità schermo intero, con le quali posso utilizzare il desktop e tutto quello che io attivo dal desktop per le annotazioni. Mi trovo la penna normale o la penna con le opzioni di trasparenza. Posso oscurare lo schermo con una tendina, posso prendere una fotografia di quello che ho a desktop o alcuni strumenti semplici come il goniometro, il righello o il refresh, il ripristino della barra degli strumenti, le opzioni e infine il menu. Cliccando su menu ho ancora penna, punta, pennello, penna trasparente, colore e annulla che si attiveranno quando avrò già compiuto alcune operazioni. Ho il menu file, con la possibilità di creare un nuovo documento, aprire un documento già creato, salvare con nome, impostare il salvataggio automatico, avere un'anteprima di stampa. Importante, esportare come immagine quello che ho fatto o esportarlo in formato HTML come pagina web o come risorsa. L'esportazione come risorsa consente di creare dei documenti di base modificabili a seconda delle necessità, ad esempio delle mappe base che posso poi di volta in volta posso partire. Torniamo ancora nel menu, ho il sottomenu con le opzioni per disegnare, con seleziono oggetto, selezione multipla, penna normale, vari tipi di penne, il timbro, la gomma, la linea, le figure geometriche, questo strumento che simpaticamente Holyboard chiama gratta e vinci, con il quale posso coprire delle parti scritte o disegnate e scoprirle solo grattando, come succede con i grattini, o il testo. Poi ho gli strumenti, che sono la tendina per oscurare lo schermo, la manina per spostare la pagina, la lente di ingrandimento, il riflettore per concentrare l'attenzione su alcune parti della pagina, la videocamera che abbiamo già visto, la tastiera virtuale, la tastiera a schermo o a LIM, poi ho la calcolatrice, l'orologio, il goniometro, il righello, il compasso, la squadra. Questo che vedete qui, Google Heart, non è uno strumento che trovate all'interno di Holyboard, ma è uno strumento che ho inserito io, perché vedete c'è quest'ultimo tasto che è gestione strumenti esterni. Cliccando su gestione strumenti esterni cosa succede? Vediamo. Ecco, compare Google Art, nel senso che l'ho inserito io. E come si fa a inserire un nuovo strumento? Si clicca su questo pulsante
che riporta l'indicazione aggiungi strumento. Cliccando qui si apre questa nuova finestra dove potete inserire voi il nome o semplicemente cercare lo strumento che volete inserire, cliccando qui sui puntini di sfoglia in corrispondenza di percorso, e non dovete fare altro che cercare sul desktop lo strumento che volete caricare. Ad esempio potreste voler caricare Internet Explorer potremmo addirittura caricare come strumento il software di un'altra azienda, LIM, o la webcam che avete installato sul vostro computer, o un documento di Word, o insomma qualsiasi eseguibile che voi, di cui voi abbiate il link, l'icona, il comando nel vostro computer. Una volta caricato lo strumento, ve lo ritrovate elencato qui e riportato anche tra gli strumenti appunto del software Olibord. A che serve caricare qui gli strumenti? In realtà questi strumenti poi non ve li ritrovate nel software di presentazione, cioè non vengono incorporati nelle pagine che voi costruite con il software Olibord, però è un modo più comodo di averli a disposizione, perché ce li avete tutti a portata di mano e non, per aprirli non dovete chiudere la pagina dello strumento di presentazione.